Viola Giramondo è una graphic novel realizzata da Teresa Radice e Stefano Turconi, edita dalla Tonuè nella collana Tipitondi. È divisa in tre capitoli: Un tesoro in ogni dove, Sinfonia d'autunno e Ritorno a casa, che raccontano la storia di Viola e della sua vita nel circo di famiglia, il Cirque de la Lune. Viola è una ragazza particolare. È solare, sensibile, diversa dalle sue coetanee. Ed i suoi migliori amici sono l'acrobata Samir ed il suo scimpanzé Sinbad. Figlia di un domatore di insetti e della donna Cannone, viaggia con la sua famiglia da una città all'altra per regalare spettacoli e sorrisi, ed è in cerca del suo posto nel mondo. Grazie ad alcuni incontri, prima con il pittore Toulouse-Lautrec, poi con il compositore Antonin Dvorak, avrà la possibilità di vivere tante avventure e forse scoprire qualcosa in più su se stessa e su come trovare la propria felicità. Questa graphic novel è una gemma rara che ha davvero tanto da offrire. Le illustrazioni sono meravigliose. Non nascondo che sono rimasta forse ore a fissarne incantata i colori e le forme delicate, e trasmettono tutte quelle emozioni che non si possono esprimere con le semplici parole. I variopinti personaggi del circo di ogni nazionalità che compongono la famiglia di Viola mi hanno conquistata, sebbene lo ammetto, il mio preferito è il nonno. Il vecchio saggio che ha sempre una parola dolce per la nipote. E perché no? Un insegnamento di vita rivolto a coloro che sanno ascoltare. È una promessa. Viola Giramondo saprà raggiungere e toccare con mano il bambino ingenuo e curioso che è in ognuno di voi. Quindi cosa fate ancora qui? Viola Vermeer vi aspetta. Ragazzi, spero tanto che questo video vi sia piaciuto, sebbene sia diverso dal solito, ma non ce l'ho fatta. Quando ho finito Viola Giramondo mi sono sentita così ispirata nel voler fare qualcosa di diverso e creativo che mi sono seduta al pianoforte e ho fatto quel piccolo arrangiamento preso dalle note che c'erano nella graphic novel, che poi ho scoperto essere in realtà una sinfonia di Dvorak, per cui ho praticamente distrutto una sinfonia e sto distruggendo anche il nome del compositore, che poveretto si starà rigirando nella tomba, ma vabbè, doppia scusa, e spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Naturalmente super consigliato, andate in libreria e procuratevi Viola Giramondo, perché è una graphic novel davvero meravigliosa e speciale, e noi ci vediamo alla prossima. Un bacio!